e la prima domanda la faccio subito a te. Ti ha Sì. stupito questo ribasso? Ma devo dire, forse nella misura sì, nella sostanza no, era un po' nell'aria. Avevamo già detto settimana scorsa c'era qualche segnale, a cominciare le mani forti che avevano incrementato gli short che lasciavano immaginare qualcosa che bolliva in pentola. Mi ha un po' sorpreso la dinamica della seduta, perché una cosa che io dico sempre, Davide, non so se voi la condividete, è che tipicamente il trader, diciamo quello part-time, vede solo il risultato finale, no? Vede meno 3, che è come l'1 in schedina, no? Cioè, l'1 in schedina non ti fa capire se la squadra ha perso 4-0, 1-0 al 90esimo, capito? Non si capisce il peso. Invece chi segue la seduta capisce, no? Perché un meno 3, immagina per esempio un meno 3 dopo che intraday hai fatto meno 6, no? Ti solleva quasi, no? Il meno 3 finale. Oppure un meno 3 che lo fai nell'ultima mezz'ora per una notizia, cioè ci sono meno 3 e meno 3, non so come, non so se sono stato chiaro. Meno 3 di discesa di vendite costanti dall'inizio alla Esatto, fine. Cioè, proprio. questo è quello che volevo dire. Sostanzialmente, se guardi la dinamica di ieri, anche qui io parlo sempre di primo tempo e secondo tempo delle partite, sempre tornando al calcio, che è un po' la nostra fissazione. Il primo tempo delle sedute in Italia è quello prima di Wall Street, no? Prima delle 15:30 si gioca il primo tempo, poi si gioca il secondo tempo alle 15:30 in poi. Perché? Perché tante volte se vedi entri negli spogliatoi e si ribalta un po' la cosa, no? A Wall Street spesso succede, no? Magari l'Italia è debole, apre Wall Street forte e la tira su. Quindi la peculiarità di ieri è stato che sia primo che secondo tempo c'è stato il dominio della lettera. Seconda peculiarità che sono state vendite a pioggia, quindi non vendite settoriali o su qualche tema Ma sono specifico. state proprio prese di beneficio, proprio tipiche di chi magari fa fuori quote di ETF e poi l'ETF a pioggia va a spalmare sul Esatto. mercato. Ti faccio vedere una cosa interessante: volumi di borsa, tabellina del 9, 9, 18, 27. Dopo 2 giorni da 1 miliardo e 8 siamo passati a 2 miliardi e 7, quindi mal contati abbiamo fatto un 30% in più di volumi che hanno dato congruità al movimento di ribasso. Ma si vedeva già ieri mattina. Ho pubblicato anche sul canale Telegram. Purtroppo il TV Book in questi casi è un perfetto grillo parlante che si mette lì e ti dice: ehi Davide, non comprare oggi, guarda qui, ci sono mani forti, work in progress, sono all'opera, lascia perdere, no? E mi rendo conto che la figura del grillo parlante è, come dire, autorevole ma anche un po' antipatica, no? Quindi, sì, però d'altronde questo è quello che si era visto ieri. Ora io andrei a vedermi l'open di oggi e lo farei andando a prendere in considerazione magari titoli anche come Intesa San Paolo e magari come Eni, che così vediamo anche qual è il comportamento adesso, lasciami dire, perché comunque è un momento particolare, un momento che secondo me merita, come dire, merita di darci qualche considerazione, di mostrarci qualcosa. È un momento, secondo me, significativo, un momento importante. Ecco, questo. Sì, la verità, Davide, tu da trader di vecchia data sai bene che poi, un po' come la legge di Pareto, no? I trader sono così, l'80% del risultato si fa nel 20% del tempo, perché poi alla fine il mercato spesso traccheggia in quelle fasi là fai poco, e invece proprio adesso che si fa, adesso bisogna agire, bisogna. Io diciamo, ti dico la verità. In questi momenti qua tutti richiamano alla prudenza, stare fermi, non fare niente, però non è molto la mia filosofia, nel senso che se non fai niente quando il mercato è laterale, non fai niente quando il mercato si muove, a sto punto non lo fate il trader, Beh, no. devo dirti questo, noi dobbiamo partire, cioè noi dobbiamo allargare il concetto per questa community. Io già nella videoanalisi di sabato avevo detto che insomma, per la prima volta c'erano anche posizioni che magari si guardavano verso il basso, che avevano appeal più ribassista, no? In questo caso ho fatto una carrellata di grafici e c'era veramente poco di grafici sostenibili, diciamo così, no? Questo è un dato di fatto. Adesso il rimbalzo sta andando in onda e speriamo che sia duraturo. Ma vedi, noi dobbiamo anche considerare quando parliamo, non tanto solo il fatto che possiamo fare noi, ma il fatto è che siamo comunque una community dove la maggior parte dei partecipanti è un po' long only nell'atteggiamento, cioè
tendenzialmente vede posizioni rialziste, soprattutto quello. Allora, se non fai lo short, diciamo così, nella seduta di ieri, è bene, cioè la prima tentazione che viene è quella del prezzo goloso da comprare, ma ci sono delle volte in cui si intuisce che un prezzo è goloso e magari l'acquisto lo si fa anche volentieri. Ci sono altre volte in cui il prezzo goloso magari lo capisci anche tu che è una trappolina, no? Allora dici, guardate che forse questa volta è meglio che ti tieni la gola e mangi un po' dopo, ecco, non so, io ieri... No, è chiaro, ma guarda Davide, col senno di poi la strategia migliore ieri sai qual era? Che tu senza saper leggere né scrivere chiudevi gli occhi e vendevi il primo prezzo, questa era la strategia migliore, cioè appena apriva vendevi due FIB e poi te ne andavi al mare. Era col senno di poi era tutto facile, quindi ieri non era assolutamente una giornata per provare il buy on dip. Questa sorpresa di qualcuno è stato quello che Paolo Belvederesi si è esposto, ha dichiarato ieri mattina dicendo proprio che lui si sentiva dell'idea che i mercati avrebbero ribassato in maniera cospicua e aveva ragione alla fine, cioè la ragione era quella, ma gli alert erano tanti, erano lì tutti ad apparire. Vabbè, sì, il terzo tema, scusami se concludo velocissimo, tre temi. Il terzo è che Piazza Affari comunque ha fatto decisamente peggio delle altre, perché se vedi il mercato americano tutto sommato non ha sbragato, e invece noi abbiamo fatto proprio male, perché è stato un movimento utilities e banche giù, e se ti ricordi sulle banche ne abbiamo parlato già l'altra volta con BPR che sta facendo disastri, mamma mia, e se ti ricordi le avevamo proprio dato l'alert martedì scorso, insomma proprio nella tua trasmissione, mostrando che le mani forti avevano iniziato a shortarla, era il primo segnale di allerta. Lì io la leggo così, secondo me tutto è cambiato quando Orsel ha mandato la lettera agli ai dipendenti, non so se hai visto, settimana scorsa, 10 giorni fa, in cui sostanzialmente diceva che la crescita sarà interna, che loro non pensavano operazioni straordinarie e quant'altro. Lì ho avuto l'impressione che i gestori che erano caldi sulla operazione straordinaria imminenti si sono un po' sgonfiati nell'interesse, non immagino più l'operazione MPS a breve. E quindi di fatto c'è stato dei price in generale, hanno beccato short la più debole, no? Quella che era salita anche nonostante l'aumento di capitale e quant'altro, e questo è stato il segnale che poi ha scatenato un po' l'inferno. Quindi l'abilità anche nella percezione dei movimenti delle mani forti non è così meccanica, no? Bisogna anche un po' intuirle le cose, e lì quando vedi che BPR inizia a shortare di brutto, insomma, uno un po' più acuto poteva immaginare che era l'inizio, che prendi di mira la prima, insomma, più debole, poi a seguire... Temi specifici, come dicevamo. Ti faccio vedere qualcosa che in realtà ha fatto peggio del nostro indice ieri, del petrolio, perché il petrolio, come dire, lasciato quel supporto che avevamo evidenziato, se n'è andato esattamente vicino a quello dopo, che è, anzi, l'ha anche testato ieri, che è quello dell'area 67-66, dove si trova tuttora, quindi... Petrolio sul primo supporto utile, petrolio che, ma forse non è nemmeno un male, a breve termine non riesce a sfondare quella resistenza. Certo, questa cosa picchia duro però sui titoli del settore, che non riuscivano più a salire, non riuscivano più a approfittare della ripresa del petrolio, e invece hanno sentito tanto della discesa, la salita non gli faceva più effetto, ma la discesa glielo ha fatto ieri. Però andiamo per gradi, allora passerei un attimo a Eugenio. Eugenio, allora ti chiedo di dirci qual è la situazione riguardo un po' la volatilità in generale, ma non solo, noi abbiamo visto poco fa la VSTOX, ma ragioniamo anche sul VIX, VVX, e dove sta lo skew, cioè che cosa sta succedendo ora. Quindi in generale aiutaci a capire dove ci troviamo nel contesto attuale. Ovviamente l'idea è quella di capire se il mercato vorrà regalarci l'ennesimo rimbalzo, dove noi potremmo andare a cercare di intercettare questo rimbalzo. Vai. Beh, a proposito di questo, vi rimando al video che faccio tutti i martedì, che c'è anche sul tuo canale, e lì faccio un'analisi ciclica più approfondita, dove affronterò anche questi temi. Questo video del martedì lo faccio dal 2000. Ora condivido, ecco qua. Allora, dunque, la situazione è questa. Ok, questo che cos'è? Questo è il grafico del Bitcoin, vabbè, carino però questo supporto, poi magari Stefano ci dice, siamo proprio lì.
Lo stavo seguendo. Allora, le mani forti le avevamo un po' viste, no? Ti ho preparato come al solito l'indice che aggrega, no? Tra l'altro, ho fatto anche una robina molto banale per mostrare come si può avere anche una lettura grafica, no? Di questo indicatore, nel senso che tipicamente ho costruito una trend line che in qualche modo unisce i minimi crescenti, no, di short. Quindi fin quando direi che la dinamica è di crescita dello short, e qui si vede bene, probabilmente, insomma, il tema è che le mani forti stanno piano piano accumulando short, no? Il ragionamento evidentemente si fa al contrario, quindi se cresce questo indice tendenzialmente è una informazione ribassista, no, per il mercato, perché vuol dire che piano piano stanno accumulando le posizioni. Quindi una lettura interessante potrebbe essere utilizzare proprio una trend line per capire come dire, il ritmo con cui stanno aumentando gli short. Il tema è che, come dicevo prima, una rondine non fa primavera, ma quello che è successo su Popolare Emilia Romagna in qualche modo è stato un po' il viatico di quello che è successo successivamente. La prima cosa da dire è che noi i dati su quello che è successo ieri li pubblichiamo alle 16 di oggi, quindi c'è sempre il problema del ritardo, quindi questi dati non fotografano ciò che è successo ieri. E Sono perché? all'interno della seduta di ieri e diciamo che non è che tu sei in ritardo, è che le comunicazioni della Certo. Consob sono con 24 ore di ritardo rispetto all'aggiornamento che ricevono, insomma. Ecco, questo per esempio è un altro tema di riflessione, perché che siano in ritardo è comprensibile, però ti ricordi, settimana scorsa abbiamo detto perché non allargare anche l'osservazione al 2%, visto che il dato ce l'aveva, alta richiesta, perché invece di pubblicarle alle 16, magari non l'ho pubblicata alle 9 del mattino? Sembra uguale, ma in realtà non lo è, no? Perché alle 9 già hai una percezione diversa all'apertura di quello che è successo ieri. Visto che il dato ce l'avete, sarebbe anche carino mostrarlo un po' prima, no? Quindi questa è un'altra richiesta, secondo me, anche qui ragionevole. Diciamo, quello che è successo ieri non lo sappiamo, però quello che è successo nelle sedute precedenti è abbastanza chiaro, con alcuni titoli del FTSE MIB che erano stati un po' immuni, no, dai rialzi, a parte Saipem, che sono entrati un po' nel mirino dei ribassisti. Popolare Emilia Romagna in primis e Buzzi Unicem in secondo luogo. Mentre Popolare Emilia lo capisco abbastanza bene, Buzzi francamente lo capisco meno, anche perché francamente è un titolo che mi piaceva in un settore secondo me interessante, anche in virtù del recovery fund. Però queste sono dinamiche che non, insomma, chiaramente non si capiscono ex ante. Quindi il tema è che, come spesso succede, un'analisi attenta delle mani forti spesso non ti può dare il segnale buy sell, però ti può dare, insomma, la percezione dell'aria che cambia, no? È un po' come il velista, non so se qualcuno di voi va a vela e quant'altro, diciamo. Esatto, è come uno che osserva il cielo e cerca di intuire che tempo arriverà, no? Se vedi tante nuvole è più probabile che piova, no? Sì, diciamo il velista abile, io insomma poi sono molto appassionato di vela, guarda, in gergo, insomma il nostro gergo si chiamano le palombelle, no? Cioè guarda il mare lontano e vede se ci sono delle raffiche, perché sai, quando ci sono delle raffiche lontano vedi che l'acqua si increspa un po', no? Quindi il velista vero non è quello che guarda avanti, cioè sulla prua, è quello che guarda molto avanti per capire come stanno cambiando un po' i venti 2 miglia avanti, non dove sta navigando lui, no? Quindi guarda il mare, guarda il cielo e capisce un po' in anticipo dove sta andando. Questo è un po' il big short hunter, no? Ti dà quell'aria che cambia, e se tu sei svelto a capirlo, probabilmente quantomeno BPR non te la compri, va, e ti salvi da una cosa del genere. Se sei un po' più skillato, magari te la shorti. Sai che BPR la settimana scorsa ha fatto meno 7, ieri ha fatto meno 5. Insomma, era un bel colpaccio. Per il resto, questo è un po' il quadro, cioè la situazione si sta un po' increspando. E quando ci dobbiamo preoccupare? Quando iniziamo a vedere in questa lista, e quindi oggi occhi puntati per chi utilizzasse questo tool, alle 16 in punto pubblichiamo l'aggiornamento. Se noi vediamo oggi alle 16 che ieri hanno shortato titoli grossi, e quindi che ne so, penso a blue chips importanti,
Ecco, quello sarebbe un segnale rilevante. Se poi a shortare questi titoli importanti sono hedge fund importanti, Agatha Christie diceva due indizi fanno una prova. E lì effettivamente inizierei un po' a preoccuparmi. Quindi appuntamento oggi alle 16 per capire ieri che cosa è successo e quando siamo preoccupati se shortano i titoli grandi, gli hedge fund grandi, quando non siamo preoccupati. Se tutto sommato la situazione rimane così stabile con delle vendite selettive che di fatto hanno puntato Saipem ormai da tempo, Popolare Emilia Romagna e Buzzi sono le due new entry. C'è qualcosina anche su Leonardo, ma qui diciamo il ragionamento è un po' più ampio perché insomma avevo già annunciato che stiamo lavorando a un big short hunter internazionale. E lì abbiamo visto che in realtà la posizione short su Leonardo è una strategia un po' globale, no? Perché titoli, diciamo, simili a Leonardo su altri mercati li stanno un po' shortando in giro per l'Europa e quindi quella potrebbe essere proprio una scelta di asset allocation generale, settoriale, che va a shortare i settori della difesa. Probabilmente lì cosa si sconta? Che non è finito il discorso di versare risorse verso una parte del bilancio pubblico, tipicamente quello legato alla salute e quant'altro. E quindi se levi da una parte del bilancio pubblico, cioè se metti sulla sanità, probabilmente levi sulla difesa e quindi probabilmente questa è una logica del genere. Molto, molto carina, vi anticipo, magari poi alla ripresa a settembre, se Dio vuole, abbiamo la versione internazionale di Big Short. Molto carino vedere i flussi generali degli short in tutta Europa, ti dà un po' la dimensione di quello che succede a livello globale, capisci che spesso le manovre, cioè noi siamo una parte dello scacchiere generale, quando vedi che su cinque mercati importanti gli hedge fund mettono nel mirino tutti i titoli dello stesso settore, diciamo è una percezione più ampia di quello che sta succedendo a livello globale. E ancora una volta, diciamo, è una visione ancora più interessante. Quindi, insomma, a settembre speriamo di rivederci con questa nuova versione. E ho già due o tre cose molto interessanti da proporre. Questa è una di queste, cioè capire in generale come sono le mosse su tutto lo scacchiere internazionale. Bene, molto bene Pietro. Allora, Eugenio, parliamo di cicli, no? E guardiamo un attimo con i cicli l'attuale mercato. Con il ribasso di I poveri studenti, il 30 luglio, Maronna, chissà che voglia c'hanno di farlo e quant'altro, ancora sui. Cioè, già l'università ha aperto il 30 luglio, mi sembrava una cosa strana. E invece poi sentendo il professor Piluso, insomma, per concordare poi l'intervento e tutto, mi ha detto, guarda, vedi, gli studenti sono carichissimi, non vedono l'ora, anzi loro mi hanno spinto per. Quindi questo entusiasmo è straordinario, no? È contagioso. Si parla sempre dei ragazzi che sono bamboccioni, che non hanno voglia e quant'altro. Invece mi ha molto gasato questo sentiment di attesa perché, cioè, voglio dire, pure io quando ero ragazzo il 30 luglio preferivo stare al mare, no? Piuttosto che 5 giorni chiusi in aula per 8 ore. E invece mi ha molto, insomma, colpito e così caricato questo fatto che i ragazzi sono in attesa, quindi bella, è un bel segnale, insomma, non so tutti i ragazzi storditi e che non c'hanno voglia di fare niente, anzi. Guarda Pietro, nella chat scrive Andrea che dice: ho partecipato alla Summer School anni fa, bella, bravi veramente. Questo ci ricorda che non è la prima volta, Grazie. diciamo, eh? Cioè, quindi questa sarà, credo, la terza, se non la quarta volta, la terza volta di sicuro che siamo alla Centro Calabria negli anni. La prima volta però che lo Università facciamo molto bella, tra l'altro. nel Bella, sì, molto bella, infatti. No? community, insomma. Ed è una stupenda, stupenda iniziativa. Sono molto contento e sono contento anche Salvatore. Salvatore, ci sei, no? In background da qualche parte. Sì. Davide, vi ho ascoltato. Ma questa è un'esperienza che a me personalmente piace, mi carica tanto. Quando si parla di giovani, si parla di un pozzo senza fine, quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora di essere presente. Poi ho parlato personalmente con il prof, professor Piluso, veramente una persona a modo. Devo ringraziare te, Stefano, e tutto lo staff e l'organizzazione che ne stanno organizzando su questa iniziativa perché
penso che il trading ieri c'è stata burrasca e ora si raccolgono i cocci e si riparte, oppure ti aspetti che la seduta di ieri non sia sola? Ma secondo me andremo non come ieri con un sell off generalizzato, ma andremo in ordine sparso, nel senso che diciamo sono due i temi che in grado di condizionare: uno sono la riunione BCE di giovedì e due sono le importanti trimestrali che adesso ci attendono. Oggi abbiamo i numeri, ad esempio, di Netflix e quant'altro, quindi mi aspetto una sorta di flight to quality, no? Cioè i titoli che effettivamente certo. Ci sono infilati nel ribasso perché si sono trovati lì, ma non meritavano, effettivamente sbocceranno e torneranno a prezzi interessanti, e gli altri probabilmente invece che hanno beneficiato nel passato, no? Di questa salita della marea per salire, non di luce propria, hanno brillato, probabilmente continueranno a scendere. Quindi mi aspetto, dopo le vendite generalizzate, un mercato più selettivo che va sui singoli temi piuttosto che, come dire, omnibus a vendere e comprare tutto. Quindi questa è la lettura che mi aspetto. Bene, allora Pietro, noi ti salutiamo e ti lasciamo andare alle tue cose, poi se vuoi stare con noi molto volentieri, in ogni caso grazie. Vi saluto, ci vediamo martedì De Viso a Cosenza. Perfetto. Grazie mille, ciao ragazzi, buona giornata. Ciao Pietro, buona giornata. Ciao. Allora Salvatore, prima di arrivare da